L'importante è che ci stiamo provando a dare continuità agli incontri con gli amici del CESPI su come creare un flow di occasioni di investimento, di dialogo, di confronto con la Turchia. Sono temi che non si improvvisano, rispetto ai quali occorre dare continuità di azione. Noi lo abbiamo fatto con gli amici del CESPI, con i precedenti incontri, lo abbiamo fatto ospitando l'ultimo evento pubblico del 2020 proprio qui a Roma con l'ambasciatore italiano, l'ambasciatore turco in Italia a gennaio del 2020 e prima che scoppiasse la pandemia. Lo rifacciamo oggi riprendendo abitudini che vogliamo mantenere continue e frequenti. Ci piace immaginare che sia un modo di collaborare stabile e durevole, quello che Grimaldi con le sue tante sedi in Italia, i suoi colleghi in tanti paesi del mondo, gli amici turchi del nostro studio partner, ma anche con una presenza su Bruxelles, dove abbiamo una giovane collega che farà da desk per tutti i temi di interesse turco, Nair, che segue questi temi appunto dalla nostra sede di Bruxelles. È un modo per essere presenti in modo continuativo, non occasionale. È l'unica cosa che ci interessa fare, non essere quelli che organizzano un evento ogni tanto e poi si dimenticano di collaborare con dei partner. Noi vogliamo essere nel dialogo tra Italia e Turchia dei partner continuamente presenti da Bruxelles, da Roma, da Istanbul, farlo con le massime autorità con cui abbiamo avuto l'onore e il piacere di poter dialogare in questi anni e che salutiamo ovviamente anche in questa occasione. Si tratta di una presenza stabile e durevole la nostra, di un'occasione continua rispetto alla quale le imprese, gli stakeholder tutti devono sapere di poter contare su un contributo tecnico, speriamo qualificato, ma sicuramente appassionato e destinato a durare nel tempo. Il dibattito di oggi, che coinvolge anche il mondo delle imprese, i rappresentanti delle imprese, oltre che per le questioni giuridiche ed economiche che verranno affrontate, dimostra come siano tanti e numerosi gli interessi economico-finanziari che devono essere gestiti nel lungo termine nei rapporti tra paesi. Gli investimenti nel settore delle infrastrutture, della logistica, la stessa gestione dei servizi, il settore del farma e tanti altri sono settori che hanno bisogno di un contesto stabile e durevole dal punto di vista della certezza delle regole e della certezza degli investimenti. Credo che il nostro compito sia quello di aiutare questo legal framework, questo level playing field, se preferite, in modo tale che diventi semplice dialogare e investire tra paesi diversi, che mantengono ovviamente diversità culturali, ma che, come direte meglio voi, possono avere anche tanti elementi di vicinanza e di contiguità. Il sondaggio che è stato curato e presentato nelle precedenti occasioni ha dimostrato che c'è un flow di fiducia importante nei confronti delle rispettive istituzioni. Occorre continuare a lavorare su quello per far sì che tutto possa sembrare più semplice e che le complessità che di volta in volta verranno fuori, da quelle economiche e finanziarie, all'andamento dei mercati, agli scenari geopolitici, non siano di ostacolo, ma siano semplicemente delle materie, degli argomenti, dei temi da affrontare insieme per trovare delle soluzioni condivise e accettabili. Il tutto, ripeto, in una prospettiva di lunghissimo termine. Grazie ancora per essere presenti qui oggi fisicamente, grazie per quanti sono collegati e continuiamo subito i lavori, direi passando la parola, non so se Daniele ha... Daniele, passo la parola a te che ci coordini e ci consenti di andare avanti speditamente ed egregiamente come al solito. Passo la parola a Valeria Giannotto. Grazie mille all'avvocato Francesco Sciabone, a tutti gli ospiti per l'ospitalità e soprattutto un saluto e un grazie a voi che siete qui presenti finalmente in sala, a chi ci segue da casa e un grazie speciale al presidente Burani Zaviolo che è arrivato oggi a Roma, l'ambasciatore di Giuc e addirittura il Cappolano, visto che da Istanbul è arrivato e ci stanno onorando della nostra presenza.
Soltanto due brevi parole per dire che appunto questo è l'evento conclusivo di questo ciclo di Italia Turchia oltre verso Asia verso Africa. Abbiamo parlato in alcun momento dei risultati del passaggio che sottolineano appunto la grande amicizia che percorre tra Italia Turchia e il grande livello di soddisfazione da parte degli italiani e proprio in Turchia, e soprattutto un dato fondamentale che il 90% degli imprenditori italiani considera la Turchia come una testa di ponte per operare il mercato stesso. Ed è proprio da questo dato che prende le mostre questo evento. Perhaps it's better if you can switch in English. Maybe it would be better if you continue in the sheet. So I'm just saying that according to our survey, 90% of the Italian companies operating in Turkey consider Turkey as a bridge in order to operate in third countries. And starting from this assumption, we create this last table. The idea and the focus is to bring together the institutions and the companies and the operators that are directly involved in the field, in order to enforce the idea of system, in order to enforce the idea of economic development. So after the first round of the institutional panel, let's say, we will have a more pragmatic, more concrete exchange based on the experience of some companies operating in the infrastructure and the logistics sector. That we consider as a key sector because they already prove a strong and important synergy in Turkey between Italy and Turkish companies as well. And then we will focus on the finance sector because we believe that Turkey is a key country in order to realize as a finance center, both for the Western finance but also for the Islamic finance. And we believe that bringing together also institutional representatives in the financial sector and the operators in the ground will be beneficial in order to guide our analysis for creating further synergies in the And I will pass the microphone actually to the word to the President Castillo, who is unfortunately connected from remote. He was supposed to be with us, but unfortunately the last moment there is some problems, so he's connecting to from Zoom. And I think if he's ready, we will welcome Piero Castillo, who is the president of the Foreign Affairs Commission of the current Chamber of Deputies. Presidente. Forse, se siamo fortunati. Eccomi, credo che mi ascoltiate, mi stiate ascoltando, spero. Intanto saluto l'ambasciatore Ociuk, con il quale collaboriamo e collaboriamo molto bene. Ringrazio e saluto naturalmente il presidente dell'Ufficio degli Investimenti della Presidenza del Consiglio, il dottor Burak Dalioglu, che ho incontrato questa mattina in un incontro molto proficuo. E ringrazio ovviamente l'avvocato Sciaudone e tutti coloro che sono partecipi di questo incontro. Pochissime parole per dire quello che in qualche modo è già stato in apertura sottolineato. La Turchia è un paese di natura strategica, lo è dal punto di vista politico, evidentemente, paese della NATO, paese collocato in uno scacchiere geopolitico strategico e decisivo come il Mediterraneo orientale,
paese che ha una politica estera di proiezione ampia, dai Balcani al Caucaso al Nord Africa, paese che esercita una funzione di potenza regionale molto, molto importante. È un paese strategico dal punto di vista economico, lo è per le dinamiche di sviluppo e di crescita che ha conosciuto in questi anni e che ne hanno fatto via via sempre di più uno dei grandi paesi emergenti dell'economia globale. Per l'Italia si tratta di un paese particolarmente importante. L'Italia è il quarto partner commerciale nell'interscambio della Turchia ed è la Turchia il quinto partner commerciale per il nostro paese nelle importazioni. C'è una significativa e ampia comunità imprenditoriale sia sul fronte industriale che sul fronte finanziario della comunità italiana la presenza di grandi gruppi, penso a un grande gruppo come la Ferrero, penso a un gruppo come Pirelli, penso a tutta una serie di altre imprese in differenti settori merceologici che caratterizzano e segnano la presenza dell'economia italiana, dell'apparato economico italiano in Turchia in modo solido, significativo e da molti anni. Da molti anni esiste appunto una comunità economica italiana che è un ponte significativo e importante di relazioni tra l'Italia e la Turchia. La Turchia è importante come mercato, e lo è per le nostre imprese, ma lo è anche come mercato regionale. Proprio la ampiezza della proiezione di politica estera che la Turchia persegue determina anche una dimensione importante della Turchia nell'ambito del mercato regionale. Penso alla presenza che la Turchia ha nei mercati dei paesi caucasici, dei paesi eurasiatici, penso alla presenza della Turchia nei Balcani, penso alla presenza della Turchia in Africa e sono tutte, diciamo, ragioni che fanno sì che le relazioni economiche con un paese importante come la Turchia offrano uno spettro molto largo di opportunità. Proprio per questo io penso che sia molto importante il lavoro che il CESPI ha avviato in questi anni, insieme allo studio Schaudone, di considerare la Turchia un paese da monitorare costantemente e continuamente e con la quale promuovere significative azioni di convergenza, di iniziativa economica, di cooperazione e di relazione. Ringrazio molto anche la dottoressa Giannotta che dirige il nostro Osservatorio Turchia che è consultabile e leggibile quotidianamente sul sito del CESPI e che è una miniera di informazioni, di analisi, di conoscenze che può consentirci appunto di dare una base cognitiva forte allo sviluppo delle relazioni con la Turchia. Negli ultimi anni la Turchia si è caratterizzata anche per un salto nei suoi investimenti nelle tecnologie più avanzate, un salto in avanti nelle tecnologie digitali e uno sviluppo e una promozione molto grande nelle start-up. E quindi è un paese che da questo punto di vista si offre non soltanto come un mercato importante, ma come un mercato, diciamo, sui livelli di tecnologia e di innovazione e di competitività più avanzati. È un paese molto aperto agli investimenti stranieri, ne parlerà certamente il dottor Burak Dalgioglu, e l'Italia credo debba mettersi nelle condizioni di cogliere tutte le occasioni, tutte le opportunità che si offrono in Turchia. Una cooperazione italo-turca è importante sia sul piano delle relazioni bilaterali e degli interessi bilaterali, ma anche, ed è un progetto appunto su cui diciamo con lo studio Schaudone il CESPI ha avviato, è anche quello di verificare le possibilità di un'azione congiunta italo-turca dal punto di vista economico nel continente africano. Promuovere sempre di più una cooperazione italo-turca tra imprese per una proiezione economica sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista degli investimenti diretti nei paesi africani è, io credo, una sfida importante
per la quale vale la pena di lavorare. Io ricordo sempre, ogni volta che parliamo dell'Africa, stiamo parlando di un continente che ha oggi 1,3 miliardi di persone e alla fine del secolo avrà 4 miliardi. E gran parte di quello, 4 miliardi in Africa su 11 di popolazione totale del globo, il che significa che in questo secolo quello che accadrà in Africa determinerà il sviluppo non soltanto di quel continente, ma le dinamiche dell'economia mondiale, dell'economia globale. Mi fermo qui, ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno accolto l'invito a partecipare a questo incontro, ringrazio ancora una volta l'ambasciatore e tutti gli amici turchi che concorrono a questo confronto, ringrazio il dottor Guerriero che da Ankara ci segue dalla nostra ambasciata e mi pare che questo sia sufficiente per nuovamente passare la parola alla dottoressa Giannotta. Grazie Presidente Fassino per l'intervento, fortunatamente in sala molte volte non siamo stati in grado di seguire per la connessione stampata, ma passo subito la parola al Presidente Burato Dalviol, Presidente dell'Ufficio degli Investimenti della Repubblica di Turchia e Investitori. Can I speak while it's standing? Yes, if you prefer. Absolutely. If you want to take it. Do you need this one? I think it works. Yeah, but anyway. Sometimes it's more comfortable while standing up. So, ladies and gentlemen, so it's really good to be here after post-COVID era, let's say, because we were in this very room in January 2020, and it was my last trip to abroad, actually, just before COVID. And we were always remembering our last trip to Rome, you know, while we were at our homes. So, ladies and gentlemen, thanks for joining us today. And it's really, you know, a good occasion in my opinion. I would like to thank CESP for organizing this recent survey. And I would like to also thank our host, Grimaldo Legal Studio, for hosting us today. So, since time is limited, I would like to directly go into topic. As we say, Turkey is a resilient and fast-growing economy, and it offers a business-friendly investment climate. It offers a deep and competent talent pool, and it offers a global market access at the nexus of Europe, Asia, and Africa. When we look at the Italian-Turkish business relations, I think it is quite well developed throughout time. Our trade volume is around $23 billion, and it's really balanced. Half of it is exports from Italy to Turkey, and the other half is exports from Turkey to Italy. And when we look at the investment relations, our mandate is to attract international investors to Turkey. So the FDI, foreign direct investment from Italy, has a major share in Turkey's FDI inflows. So since 2003, Turkey attracted $240 billion of FDI to Turkey. The FDI stock of Italian companies in Turkey is more than $11 billion. So I think this is a quite considerable amount. And when we look at the Italian business community in Turkey, we have 1,500 Italian companies operating in Turkey. And when we look at some cities, we can see that there are real clusters of Italian companies like Izmir, Manisa, or Bursa. Recently, I remember it was 3 years ago, ICE made another report on Italian presence in Turkey and what industrial parks offer to Italian manufacturing companies or Italian investors. In that report, it was also highlighted that Italian business community is quite strong in Turkey, and they are clustered around some important industrial cities of Turkey. So today, we have listened about the results of the survey. I think no need to reiterate, outcomes, but I would like to highlight a few points. We claim that there are some global developments. The global value chains are being reshaped, and we can see that in the recent years, Turkey is attracting more and more investments in related to the changes in the global value chains. And all the companies are focusing on their presence in our region, and they are increasing their exposure to Turkey to strengthen their supply chain in the region.
Another trend is, of course, sustainability. And we claim that Turkey offers a investment climate where companies can practice green manufacturing, where they can lower their carbon emissions, especially in the logistics and so many fields. And another important trend is the digitalization. So the technology entrepreneurship is on the rise in Turkey. And we know that many of the, those traditional companies are adapting to the new digital world, and they are transforming their operations in Turkey. Frankly speaking, I see some reflections of those trends in the survey. It was stated that Turkey offers a good hub position in the region, or Turkey offers a good position in terms of market access to other countries. And the investment environment of Turkey was evaluated by the Italian investors. And I think a response of 95 companies is quite a considerable amount of sampling. And I believe that this gives a real understanding of what Italian companies think about Turkey. So what are the opportunities in the next years? We definitely highlight that, especially, you know, those multinational companies and SMEs of, you know, respective countries can investigate more opportunities in Turkey, because it's a very industrialized economy. The industries are quite diverse, and the automotive industry is well developed in Turkey. Food and beverages industry is well developed in Turkey. We are strong in aviation, in FMCG, in machinery, in consumer electronics, in textiles and garments. So I believe Italian companies are also having competencies on these verticals, and we believe that we can increase collaboration in those sectors. Doing business in third countries is always our value proposition to the investors. So we invite Italian companies to Turkey to cooperate, to collaborate with Turkish counterparts, and vice versa is possible. Turkish companies can also invest in Italy. And recently we were discussing about the Mr. Lande about Turkish appetite to invest in Italy, to do business in third countries as well. So this area can be, I think, worked more and more with all stakeholders. A last point that I would like to speak is innovation and technology. In the recent years, Turkish startup ecosystem in the last 20 months has seen 5 unicorns, namely companies, technology companies valued over $1 billion. And just in 2021, the early stage investments into those technology startups were $1.6 billion. And in 90% of this volume came from international investors. And we are increasing our collaboration with other countries to do more in technology field. And we definitely would like to invite our Italian stakeholders to collaborate more with Turkish startup ecosystem. It can be joint acceleration programs, it can be joint incubation programs, it can be matchmaking of startups of both countries. So I would like to stop here, but you know, we have an office in Italy. We are valuing our partnerships, collaboration with Italian stakeholders. So Mr. Giannacosta is always based in Italy, and it's really a quick, you know, a flight from Istanbul to Italy, any city of Italy. We will be always at the service of Italian companies when there is an agenda regarding investments into Turkey. So with that, I would like to thank you again for organizing this seminar. And we would like to listen to other panelists in the next minutes. Thank you. Good afternoon to all. Honorable Fassino, distinguished guests, it is a great pleasure for me to address you here today. I would like to express my sincere thanks to Cespi and Grimaldi for organizing this third cycle of roundtables. Thanks for the support of the Investment Office of our Presidency and ICE.
President Istidaloğlu and other speakers have already given detailed information about our excellent economic and trade relations. So I will be brief for the sake of time. Last year, our bilateral trade volume, as Mr. Dalov said, reached $23 billion. This was a historical record. The more we cooperate, the closer we get to the target of $30 billion trade volume. Investments are an important component of our economic relations. While the relations between two business worlds are on track, close dialogue and cooperation are also ongoing between our governments. We wish to hold the intergovernmental summit this year. Ahead of the summit, we plan to organize the third session of JETCO. The private sector both countries benefit greatly from the decisions taken following these meetings. The cooperation between our business persons towards third countries should be encouraged and supported. For instance, they can collaborate more in several regions, including Middle East, Africa, and Central Asia. The SACE and Türk Exim Bank already support our companies in the field with financial instruments. Our investment office, DEİK, İÇE, Confindustria, are also significant partners in promoting investments. Besides, the Italian entrepreneurs are very much aware of the opportunities in doing business together in the third countries. As stated in the ICSE's Institute survey that we discussed at the first roundtable meeting on 17th of February, almost all Italian companies operating on the Turkish market believe that the Turkish market also represents a bridgehead for accessing other countries in the area or on the African continent. Therefore, we have to focus more on our cooperation in third countries. On 7th of April, we discussed the importance of the cooperation in third countries between Turkish and Italian companies together with the Turkish members of Business Council DEİK. Our country has a unique location in terms of geography, economy, people-to-people contacts. In fact, many multinational companies have already chosen us as the center for their regional operations. Today, we are a reliable regional hub for global business. In line with the enterprising aspect of our foreign policy, we conduct a diplomacy that thinks globally, but also acts locally in every corner of the world. With 253 diplomatic and consular missions, we have become the fifth largest diplomatic network globally. The number of Turkish embassies in Africa increased to 43. It is needless to say that developments in the official representation are quite helpful for the Turkish companies to enter into new markets and to develop bilateral trade and investment relations. The third Turkey-Africa Partnership Summit took place successfully last December in Istanbul. Today, rising powers are concentrated in Asia and the Pacific. We have developed a holistic approach towards this region, and we have announced in 2019 Asia, a new initiative. We are part of Europe. We are a founding member of almost all European institutions, including the Council of Europe. No other candidate country has customs union with the EU. Its modernization would further enhance our economic cooperation with Italy. All these assets of our country in terms of economy, political and social terms are new avenues for a stronger Turkish-Italian partnership. We are close partners in the field of infrastructure. Turkish contractors showed their success abroad despite the pandemic. They managed to be in the top three engineering new record lists, ranked third in the USA and China. The traditional markets of the Turkish construction industry are in the Middle East, North Africa, and Central Asia. I think that Turkish and Italian companies can create further synergy in these regions in the future. In a nutshell, our companies have a common culture of doing business together.
I believe that they are also capable to adjust themselves to new realities of our era, like digital transition, research, innovation, and sustainability. This means they can deepen their cooperation in the future by using their synergies as well. We will continue to encourage Turkish and Italian companies to further strengthen their cooperation. Thank you very much for your contribution. Molte grazie. Ambasciatore Bruno. Passo adesso la parola a Gianluca Guerriero, che è responsabile dell'ufficio commerciale dell'ambasciata d'Italia ad Ankara, che si collega direttamente da Ankara. Grazie mille Valeria, mi sentite? Grazie, grazie mille per questo invito. Rappresento oggi l'ambasciatore che non ha potuto prendere parte a questa terza sessione dell'incontro perché è impegnato con una visita ufficiale. È un momento di forte spinta delle relazioni bilaterali. La settimana scorsa abbiamo avuto due visite ministeriali, il ministro degli esteri è venuto qui in Turchia recentemente. È una fase veramente di forte rilancio delle relazioni bilaterali e ci tenevo ad iniziare il mio intervento ricordando appunto che siamo in una fase molto molto positiva dei rapporti tra Italia e Turchia. Un ringraziamento particolare all'onorevole Pietro Fassino, all'ambasciatore Ömer Gücük e al presidente di Invest in Turchia, Burak Dalioğlu, anche Burak Bey, come si dice da queste parti. Grazie a tutti e anche a tutti gli altri relatori e partecipanti. Inutile soffermarsi molto sulle relazioni commerciali tra i nostri due paesi, è già stato detto che Italia e Turchia sono unite da un interscambio commerciale molto forte che si è attestato nel 2021 a 23 miliardi di dollari con un più 33% rispetto al 2020, ma il dato più forse a mio avviso interessante è che l'interscambio nel 2021 è stato addirittura superiore a quello del 2019, quindi a quello del periodo prepandemico. Significa appunto che le aziende italiane e le aziende turche hanno trovato anche nel periodo della pandemia delle opportunità per poter crescere e aumentare il business in una fase sicuramente non semplice. È una bilancia commerciale molto stabile, con un saldo negativo limitatissimo per la Turchia e che testimonia appunto questo elevato livello di interconnessione tra questi due sistemi economici e soprattutto i dati sulle tipologie dei prodotti scambiati, a mio avviso anche ci dà un'indicazione importante perché sono sempre più prodotti ad alta intensità tecnologica, macchinari, apparecchiature meccaniche, autoveicoli, parti di ricambio, insomma è un interscambio bilanciato, elevato e soprattutto di alta qualità. Ciò detto, sicuramente le opportunità per le collaborazioni tra Italia e Turchia continuano a essere tantissime e, come ha ricordato giustamente il presidente Dalioğlu, si avvalgono anche delle potenzialità offerte dalla Turchia nel ripensamento delle catene globali di valore, il cosiddetto reshoring. Parliamo di un paese che ha una popolazione media molto giovane, un tasso di istruzione elevato, un'economia e un tessuto manifatturiero molto resiliente che ha dimostrato anche in passato di essere in grado di resistere agli shock economici e ad andare avanti crescendo, e quindi è una base sicuramente importante per sviluppare business, anche in considerazione del fatto che l'aumento dei nolli marittimi a seguito della pandemia avvantaggia in questo caso la Turchia in quanto hub vicino anche geograficamente e dove il trasporto di merci può essere assicurato verso l'Unione Europea in maniera sempre costante e continua. La Turchia, come già è stato detto, ha una posizione geostrategica in un quadrante molto importante per gli equilibri politici, ma anche economici dell'area. Pensiamo solamente all'energia,
Adesso la crisi ucraina ci sta mostrando sempre di più come la Turchia, posizionata lungo quella che è appunto l'antica e la nuova via della seta, può costituire una fonte importante di alternativa di approvvigionamento di gas, soprattutto dal Caucaso, dal Medio Oriente verso l'Europa. E veniamo quindi qui alle potenzialità offerte da questo sistema, che ha lavorato molto negli ultimi anni proprio sull'attrazione degli investimenti, grazie al grande lavoro svolto anche da Invest in Turchia e la semplice presenza del presidente Dalioğlu oggi a Roma è testimonianza, secondo me, dell'attività portata avanti e dell'impegno che viene portato avanti da parte appunto della Turchia, in particolare nell'attrazione degli investimenti esteri. E quindi diciamo che a questo punto possiamo prendere come spunto proprio il dato che è stato più volte citato dell'ottimo questionario CESPI, ossia l'elevata percentuale di aziende italiane che hanno individuato la Turchia come un hub strategico, un partner strategico in vista dell'export verso i paesi terzi. È stato detto già tanto sull'azione molto, importante svolta dalla Turchia di proiezione verso altre aree del globo, sicuramente il Caucaso, ma pensiamo anche ai Balcani, dove l'interscambio della Turchia, l'export turco nell'arco di pochi anni è praticamente raddoppiato, e pensiamo soprattutto all'Africa, dove, come ha giustamente sottolineato l'ambasciatore Gucuk, la Turchia sta investendo moltissimo in termini di rete diplomatico-consolare, di presenza delle aziende, di investimenti strategici, e non ci dimentichiamo anche di questo asset molto importante che è la Turchia, che a mio avviso è la Turkish Airlines. La Turkish Airlines consente oggi di collegare la Turchia praticamente con tutto il mondo e soprattutto con l'Africa, quindi crea veramente un ponte fondamentale che inevitabilmente finisce con l'agevolare anche la penetrazione economica e industriale nel continente africano. Vorrei fare, diciamo, in conclusione un'ultima riflessione sulle opportunità di cooperazione, soprattutto perché oggi come oggi, a mio avviso, la Turchia va sempre meno vista come mercato e sempre più vista come partner. In tale ambito pensiamo per esempio ai casi di successo del passato, come ad esempio la joint venture tra Fiat e Tofash, che ha dato avvio al settore automotive in Turchia, sviluppandosi poi autonomamente, e adesso Fiat Tofash qui produce in Turchia, esportando anche in altri paesi. Ci sono tanti altri settori ad alta intensità tecnologica dove queste partnership di successo possono essere replicate. Pensiamo all'industria anche aerospaziale, quella della difesa, anche per esempio il settore ferroviario, dove la Turchia sta sviluppando degli investimenti molto importanti in vista dell'obiettivo, diciamo, di aumentare il trasporto ferroviario e ridurre il trasporto su gomma, anche per ridurre l'impatto ambientale. E in questo caso, per esempio, ci sono le aziende italiane con il loro know-how che possono sicuramente fornire un grande valore aggiunto qui in Turchia, grazie alla loro expertise, e anche diciamo trasformare la Turchia in un potenziale hub per possibili partnership future. Questo avviene spesso anche tramite le obbligazioni di offset o di localizzazione che sempre più spesso la Turchia richiede nell'ambito del public procurement.
Quindi in sostanza, per concludere, sicuramente c'è ancora tantissimo potenziale da sviluppare e noi, così come i colleghi dell'ambasciata turca a Roma con cui lavoriamo in stretto contatto e la stessa Invest in Turchia con cui abbiamo un'ottima relazione, puntiamo a migliorare sempre di più queste sinergie per cercare di sfruttare al meglio le prossime occasioni. Alcune già le ha citate l'ambasciatore Gucuk, il vertice intergovernativo, ma sicuramente anche il prossimo GETCO può costituire un momento fondamentale per aumentare ancora di più le partnership industriali tra Italia e Turchia. Grazie. Grazie mille Gianluca per il tuo contributo e prima di passare la parola a Riccardo Landi, il direttore dell'ufficio ICE di Istanbul, che oggi è straordinariamente qui con noi, vorrei, insomma, dopo tutti questi spunti dal punto di vista istituzionale, vorrei capire qual è per lei, che opera appunto a contatto con le aziende italiane in Turchia, la sensazione degli imprenditori italiani in Turchia, che riflettono poi il dato che è conosciuto dai sondaggi, qual è il sentimento. Molte grazie, dottoressa Giannotta. La sua domanda è molto specifica, rispondo subito, anche perché si attaglia bene a quella che è l'attività di un ufficio dell'ICE, la cui quotidianità è avere a che fare con le aziende italiane e con le aziende turche nel nostro caso, aziende che chiedono assistenza, chiedono contatti e quindi siamo in grado quotidianamente di percepire il polso di come vanno le cose nel concreto per le aziende, quali sono le aspettative delle aziende, naturalmente oltre a seguire l'andamento macroeconomico di un mercato, l'andamento della domanda dei diversi settori, a seguire le statistiche. Diciamo che i motivi strategici e tattici dell'importanza delle relazioni tra Italia e Turchia sono stati già tutti ampiamente citati, quindi non li posso che confermare, potrei soltanto aggiungere qualche dettaglio in più che magari le statistiche è difficile guardarle sempre con un quadro completo. È stato detto che l'Italia sostanzialmente è il quarto partner della Turchia, ed è verissimo, quindi questo significa quanto l'Italia è importante per la Turchia come fornitore ma anche come mercato di sbocco delle sue esportazioni. La Turchia è il dodicesimo partner per le statistiche Istat, è il dodicesimo partner dell'Italia, che sembrerebbe diciamo un livello diverso a prima vista, dodicesimo, ma è il terzo fuori dall'Europa dopo gli Stati Uniti e la Cina. La Turchia è il terzo partner commerciale dell'Italia fuori dall'Europa dopo gli Stati Uniti e la Cina. L'Italia esporta in Turchia molto più che in Giappone. L'Italia, prima della crisi bellica russo-ucraina, esportava in Russia, in Turchia, il doppio di quello che esportava in Russia. E tanto per citare un altro grande paese nel mondo, l'Italia esporta in Turchia più del doppio di quello che esporta in Brasile. Quindi anche per l'Italia, se parliamo solo di aspetti commerciali, la Turchia è importantissima. Colgo il passaggio tra gli importanti dati sull'interscambio commerciale che sono stati citati e gli aspetti all'ordine del giorno di questa riunione di oggi, cioè gli investimenti. L'articolazione, come ha detto l'amico Gianluca da Ankara, l'analisi settoriale dell'interscambio commerciale in particolar modo rappresenta come l'economia italiana e quella turca siano legate. Soprattutto negli ultimi anni, a partire dalla modifica delle catene del valore, che ha cominciato a manifestarsi in maniera significativa già dal 19, quindi prima della pandemia e sicuramente prima di questa crisi bellica. Naturalmente, sperando che la guerra finisca prima possibile, ma non si tornerà alla situazione precedente. Qualche cosa resterà cambiato per sempre, quantomeno cambiato nel medio-lungo termine. E resterà cambiato
positivo o no, che lo si voglia considerare, naturalmente dal nostro punto di vista lo consideriamo positivo, attribuendo ancor più importanza alla Turchia. Ma questo si stava già manifestando prima, perché i forti cambiamenti dei costi dei trasporti internazionali già a fine 2018-2019 già sostanzialmente erano degli indizi che diciamo le aziende rapide, veloci, alcune aziende hanno saputo cogliere, aziende italiane, aziende turche, per rafforzare già dal 2019 i rapporti e gli investimenti tra Italia e Turchia. Poi è venuta la pandemia che ha congelato la nascita, diciamo quella che io sono arrivato a Istanbul a fine 2019, avevo di fronte a me tutte le statistiche del 2017-2018, interscambio commerciale, in flussi di investimenti, e appena arrivato in ufficio, praticamente la mia sensazione è che molto rapidamente l'interesse delle aziende italiane stesse crescendo. Già a fine 19 è intervenuta la pandemia, è intervenuto purtroppo anche, diciamo, sono intervenute forti limitazioni ai movimenti di persone tra Italia e Turchia. Dal mio personalissimo punto di vista, magari in certi periodi di questi due anni, diciamo, un po' eccessive le limitazioni mantenute nei confronti della Turchia, ma sta di fatto che per fortuna dal 1 marzo di quest'anno quasi tutte le limitazioni sono state tolte. In questo 2020 e 2021, nonostante l'attività dell'IFE sia cambiata, quindi arrivo gradualmente a rispondere alla domanda della dottoressa Giannotta, l'attività dell'ICE sia cambiata perché per forza di cose l'ICE in Turchia come nel resto del mondo, con rare eccezioni, non ha potuto continuare a sviluppare la sua attività tradizionale di organizzazione di attività promozionali, grandi fiere, grandi partecipazioni di aziende italiane a fiere in Turchia, ma anche negli altri paesi del mondo. Però nel contempo il numero di contatti e di richieste che quotidianamente noi ricevevamo, ripeto, a partire già persino contemporaneamente all'aggravarsi della pandemia, è aumentato esponenzialmente. Nel 2020-2021 le richieste di aziende italiane relative a informazioni sul mercato turco, ma poi sempre di più e molto più di prima, informazioni su come investire in Turchia. Quali metodi, come la legislazione turca, che facilitazioni ci sono. Naturalmente quando la domanda andava alle facilitazioni del governo turco era evidente, era giusto per me, per il mio ufficio, dare riferimenti di Invest in Turchia, naturalmente gli uffici in Turchia, e gli uffici in Italia diretti dal dottor Costa, che sono sempre stati all'altezza di dare le informazioni più giuste. Naturalmente questo interesse crescente per quanto riguarda l'attività dell'ICE è riferito ad aziende piccole e medie, perché i grandi investitori che hanno formato il grande stock di investimenti italiani in Turchia negli anni, oggettivamente non hanno bisogno, non si rivolgono di solito all'ICE per essere assistiti per fare i loro investimenti. Però abbiamo visto crescere un grande interesse da parte delle piccole e medie aziende e in questi due anni, nonostante le difficoltà, si sono creati dei presupposti per concretizzare cose che noi stiamo vedendo in questi giorni di inizio 2022. Li vediamo concretizzarsi. Naturalmente è importante che noi riusciamo a dare, anche con la collaborazione delle nostre controparti istituzionali turche, delle informazioni corrette sulle facilitazioni, sulle zone economiche speciali, sui parchi tecnologici che siano di Istanbul, ma sono molto ben diffusi e articolati su tutto il territorio turco, la logistica in Turchia che funziona molto bene, cioè ci sono diciamo, i vantaggi. Le potenzialità di investire in Turchia sono stati già tutti citati. E tra questi vantaggi, oltre a quello di avere un migliore accesso al mercato turco, è senz'altro molto importante di considerare la Turchia come un hub per la proiezione su mercati vicini.
che siano del Medio Oriente, che siano dell'Africa, che siano dell'Asia, della zona caucasica e del Centro Asia, con cui la Turchia tradizionalmente, storicamente ha dei rapporti di vicinanza culturale ma anche economico-commerciale. Stiamo vedendo anche queste cose. Io mi consulto qualche volta con i miei colleghi dell'ICE che operano in Kazakistan e hanno competenza per i paesi e anche in Azerbaigian, che hanno competenza per i paesi del Centro Asia. Vediamo come in quei paesi che facevano parte della ex Unione Sovietica, in molti casi non si ha più la Russia, anche diciamo prima di quello che sta succedendo ora, non si ha più la Russia il principale fornitore. Il principale fornitore in molti di quei paesi, o comunque uno dei più importanti, è la Turchia. Quello che la Turchia esporta verso quei paesi, naturalmente spesso è produzione turca di aziende turche, spesso è produzione turca di joint venture di aziende miste stabilitesi in Turchia, ma anche spesso commercialmente si tratta di rivendite, diciamo di trading, di prodotti che vengono dall'Unione Europea, dall'Italia, da altre parti del mondo, dirette verso quei paesi. Quindi anche dal punto di vista strettamente commerciale, sia di produzione che commerciale, avere una partnership con dei interlocutori turchi per avere migliori successo in altre parti del mondo è estremamente importante. La crescita tecnologica della Turchia e quindi la capacità della Turchia di essere un partner affidabile e valido per l'Italia lo si capisce leggendo i numeri che ha citato anche l'amico Gianluca. Quanto l'export turco verso il mondo e anche verso l'Italia sia cresciuto, non tanto più e non solo più nei settori che erano tradizionali, i prodotti alimentari, i tessuti, l'abbigliamento, ma la Turchia sta esportando molta più tecnologia di prima. Anche verso l'Italia. E questo è un sintomo importante, un simbolo importante che deve essere colto e spero che le aziende italiane possano essere coinvolte nelle attività istituzionali come il GETCO, che è stato citato dall'ambasciatore Michuk, dal collega Guerriero, e anche nelle iniziative che metterà in campo l'ICE, che abbiamo programmato. Che stiamo programmando per la seconda parte del 2022 e per il 2023. Grazie. Grazie. No, solo una nota tecnica, adesso ci sarà un velocissimo cambio di tavolo. E nel frattempo l'interprete la prossima settimana farà pausa. Per cui io chiamerei al tavolo Riccardo Sabrini, che è il senior director e leader dell'operazione di Alto, e Gianluca General Manager di So thank you for the newcomers to join our table. Now we will start the session focused on the key sectors, and we will start talking about infrastructure and logistics. And there are some issues that we did direct the first to Fati Ismail Karasu, who is the Trade and Customer Relations Director of Alkaz Holdings, who is connecting from Turkey. Merhaba, Fatibey. Merhaba, how are you doing? We are fine, thank you. How are you? Very good, thank you very much. Thank you for the invitation at all. And thanks for the organization. This is for a presentation of Alkaz Holding. I am Trade and Customer Relations Director, and I will just try to stick in 8 minutes rule. So we'll go very fast with 11 slides of my presentation. So then I will just say some words about what actually Alkaz is just seeing the world, Mediterranean, Black Sea, and what we can just achieve at the end. So we can just go with the next slide. So Alkaz has been founded in 1902, very early in 1990s. So by Gabriel Alkaz, and now we're just running with the third generation, Mr. Lucian Alkaz. And actually the Alkaz Holding has just been founded in 2000 after just having and increasing the business, not only in vessel operator, but also by means of all the supply chain items. Next slide, please.
Can we go with next slide? So yeah, that's okay. So this is very easy with the ARCAS by numbers, right? So we have 7,300 staff, of course, changing every single day. The point is that here, I would like to just emphasize that ARCAS Holding is already just doing and sharing and partnering with many different countries. As you can see, we have 61 offices, but only 14 is in Turkey and 47 is abroad. You will just be able to see with the map that we are just mainly focused on the Mediterranean, North Africa and Black Sea. So that is very important that we are just already and have to share with the abroad offices and the agencies and the other companies. Of course, one of them is the Italy. So we have 66 different companies, and not only container vessels are just we are just focusing on, but already also by all the items of the logistics chain. Next slide, please. So this is the companies that ARCAS Holding is running. So you can just see the ship owning, terminal operator, maritime transportation, logistics services, automotive and food and others. So when we focus on maritime transportation and agency services, these some of the countries are Taros from Italy, and in terminal operators, Marport, which we're just going to see, is just having shareholder with TIL, Terminal Investment Limited, and all we are just having in Mediterranean with different countries and with different companies in it. Next slide, please. So here are the offices and the agencies, which is pretty very clear that we are not only a Turkish company, but we are just also the Mediterranean and North African and the West African and also Black Sea. And might say that it's also in South Europe company. So we cannot just link ourselves as saying that we are a Turkish company if you are just in a supply chain market. So you are just one chain of all big supply, and you have to just be involved in every single country, but you have to just focus on somewhere. And in actually, we can just see that Mediterranean is our main focus by means of ARCAS. And next slide. By means of this, we are of course just having shareholders with some foreign companies, which ARCAS is pretty open to that. And Marport is a shareholding with TRL, Terminal Investment Limited Company, which 65% of it is owned by MSC. And this has just been running for since actually in very early 1996, and then we've just been having the capacity of 2.3 million TUs and already have done more than 20 million TUs in the history and investing. So next please. So Railport is another one, which is just in the eastern part of Istanbul, which is an option for the Belt and Road Initiative, which is just a good option in these days, actually, rather than north side, but you can't imagine what happens next in the world. So this is a kind of an option. We have just started the project in November 2021 and will be operating by the end of 2023. Actually, this is a partnering with German Duisburger Hafen AG, but in any case, the point I'm just trying to focus here is that we are, of course, not limiting ourselves in shareholding with any country. And of course, Italy is very important for us. Actually, the business in Turkey and Italy is a lot, and we are just having the relations with the Grimaldi and Taurus, and we might say TIL, and we are just partnering, and we are just pretty open with that. And I can't say, but we are just having some, what is it, the pipeline projections, investments in very near future, actually you might say in the North African way. So we will just be having to see that we might have some interesting shareholder projects in very near future. Next, please. So the most, and this is actually the rail port. It's just, we are going to have not only container, but also general cargo, vehicle, trailer capacity. It is a rail, a rail terminal, we are just saying. We might be having a distribution and consolidation center
Next, please. So Terminal del Golfo is not a secret that we are just interested in just expanding and just including and involving in the into the company with also Fratelli Posillipo and Taurus. And this is the current situation. Then the next slide will just show, please, that is just going to expand and invest over there with some part of shareholder. We're just going to be. So here, actually, these are mainly the focus that we have just been focused on, invested on abroad of Turkey. But this is clearly that also real port is in Turkey, and we are just going to have some other. I cannot just actually disclose right now that in the east, in the southern Turkey, we're just going to have another kind of rail port terminal, which is also 400,000 meters currently, which we are just going to invest with another international company. So we just, as Arkas is saying, that to remind you that we have 61 offices and 14 is only in Turkey, which is pretty showing itself that we just believe in supply chain can't be handled in a single country, but you have to be chaining your supply with other shareholders and partners, otherwise it wouldn't work and wouldn't be just productive as you are just forecasting it to be. Thank you very much. This is a very pure and easy understandable, I hope. So any questions would be welcome. So I will just say that Arkas, we are just going to invest in different continents in next 2-3 years and in different projects. And of course, we are always open the new projects to be a partnering in Turkey, because in Turkey, the terminal business is a very good on investment together with logistics companies, which we are actually, I'm just saying always that we are the most Western of the East, the most Eastern of the West, the most Northern of the South, and the most Southern of the North, because we, as I understand, that we are really in the middle of the world, as everybody is just saying the same, most probably for their own countries. But it's pretty clear that we are kind of in the corridor, in the passage, that the logistics from east to west is just running, and vice versa. So we are just looking for every single opportunity, and we are just always to the situation and the economy of Turkey is just growing. So I mean, rather than the average of the European and the other countries. So it's good timing to invest, actually, in logistics and terminal. We can just always focus on. Thank you very much. And I'm just open to any questions, if any. Thank you to you for today. Thank you. Parlando di opportunità di operare insieme in mercati terzi, passerei adesso la parola a Riccardo Fattini, che è il Senior Director of Business Development di Alstom Italia. In base alla sua esperienza, all'esperienza della sua azienda, quali potrebbero essere le opportunità per le aziende tutte italiane per operare insieme in mercati terzi che possono avere un'importanza chiave per entrambi? Allora, innanzitutto a nome di Alstom Italia e della regione Africa Middle East and Central Asia che rappresento di Alstom, volevo ringraziare il CESPI e lo studio Grimaldi e anche le autorità turche rappresentate qui dall'ambasciatore e dal presidente Dalioglu, perché questo tipo di, diciamo così, di meeting è una vera boccata d'ossigeno per migliorare, diciamo così, le relazioni bilaterali che ci sono fra le industrie dei due lati, diciamo così, del Mediterraneo. Per rispondere alla sua domanda, bisogna guardare, visto che mi chiede una testimonianza, bisogna partire a volte un po' dalle glorie del passato, esaminare un po' magari le medaglie che rappresentano il presente, ma questo con un'ottica critica alle sfide che ci sono per il futuro. Quindi per noi la Turchia è stato un partner importante, sì, dall'origine, perché la storia con la Turchia è iniziata nel 1955, quando il primo, diciamo così, sportello commerciale dell'allora Fiat Ferroviaria ha aperto a Istanbul.
questa sono stati dei pionieri allora, si tratta di riesserlo ancora ad oggi, hanno concretizzato il loro primo contratto nel 1962 con le loro automotrici diesel turche tipo 138. Poi questa storia è evoluta, quindi Fiat Ferroviaria è stata comprata da Alstom all'inizio degli anni 2000, quindi il testimone è passato ad Alstom con un ulteriore step della Turchia che si è dotata di infrastrutture e un sistema di trasporto urbano più efficiente. Quindi negli anni 2000 siamo stati coinvolti nelle gare di appalto per i tram e per i metro di Istanbul, di cui la linea M6 è stata aperta solo nel 2015, quindi è ancora storia relativamente recente. E poi guardiamo ad oggi, quindi il processo di evoluzione si è concretizzato nel 2021 con il completamento e l'installazione di una tecnologia che si chiama APS. Fondamentalmente ai tram che abbiamo fornito si è tolta la catenaria, quindi anche lì sempre guardare al futuro, ottimizzare le tecnologie, la richiesta di nuovi prodotti che permettano in contesti anche storici come Istanbul, come possono essere anche Ankara o i grossi centri storici turchi, di ottimizzare il passaggio di tram, quindi togliere la catenaria e alimentare il treno direttamente dalla rotaia, con il segnalamento, perché segnalamento vuol dire sicurezza, vuol dire più autonomia e adesso anche più connettività. Quindi anche qui abbiamo potuto partecipare a due progetti con due grossi costruttori, civil work company locali, che sono Caglion e Dogus. Quindi è stata ultimata recentemente il progetto BBIO, che è una linea di 300 km ad alta velocità per quanto concerne il segnalamento. Quindi oggi e poi a partire dal 2021 anche qui il mondo globale ci ha spinto a comprare un concorrente, abbiamo comprato Bombardier, quindi per la Turchia è arrivato un altro angolo, diciamo così, di business legacy, cioè di eredità, e quindi anche qui 5 nuovi progetti sul segnalamento. Quindi oggi facendo un'analisi di dove si posiziona Alstom, la nostra strategia è di rinforzare il business che esiste, quindi abbiamo una presenza di 140 persone e pensiamo nel prossimo anno di assumere altri 80 ingegneri che possono seguire sia i progetti di segnalamento locale, ma che possono essere anche di supporto a altri progetti che abbiamo nella zona Middle East Africa, tipicamente in Egitto, dove anche qui c'è un grosso boom, di supporto eventualmente anche l'Arabia Saudita, perché anche lì ci sono dei progetti giganteschi in termini di, per quanto riguarda il nostro settore, di infrastrutture e materiale ferroviario che sono in via di sviluppo. E quindi perché la Turchia, tra virgolette? Beh, la Turchia l'abbiamo già detto, l'hanno detto un po' tutti qui intorno al tavolo, c'è una elevata competenza tecnologica, obiettivamente se vogliamo darci un footprint in questa regione, la Turchia è il posto dove installarci, perché sono i più evoluti dal punto di vista industriale. Hanno un'ottima connessione politica anche con tutte le zone del Central Asia, ma anche limitrofe, diciamo così, come zone di influenza politica. C'è una elevata disponibilità di manodopera altamente qualificata, perché anche se l'automotive va un po' in crisi, libera delle risorse per altri business, tra cui il nostro, l'aeronautica o la difesa, eccetera. Perché ci sono delle zone industriali già ben sviluppate e avviate, che è una cosa difficile da trovare altrove, per esempio Bursa, per esempio Izmir, ma anche altre un po' minori che sono meno tipo Eskişehir. Quindi quando uno atterra sapendo dove metti i piedi, no? E poi, ultimo punto, la presenza di università di ingegneria altamente qualificate, perché il nostro tipo di attività prevede degli sviluppi importanti, e quindi il controllo di questi sviluppi e della capacità di progettare
deve essere affidato a gente che abbia delle solide basi e competenze. Quindi questo è il presente e poi c'è il futuro. Beh, il futuro è che già di per sé la Turchia è un paese ambizioso e quindi ci obbliga anche noi di essere ambiziosi e seguirli in questa avventura. Loro ad oggi sono al decimo posto mondiale come sviluppo della rete ferroviaria e prestissimo, nei prossimi 2-3 anni, si posizioneranno al quinto perché apriranno 1600 km di linea alta velocità. Quindi la sfida per noi è di supportarli in questa iniziativa, quindi con dei nostri prodotti, ma nella fattispecie il pendolino che forse conoscete un po' tutti viaggiando fra Torino, Milano, Milano-Roma, con un occhio particolare, un nuovo business model, perché non si fa più business come si faceva nel 1962, oggi è tutto più complicato, ma allo stesso tempo più anche sfidante, tra virgolette, è richiesta una presenza locale importante, cioè andiamo negli Stati Uniti, ci vai a Americanata, andiamo in Cina, ci sono delle partnership che ci obbligano a restare là almeno al 50%, in Brasile la stessa cosa, in India anche, quindi la Turchia non fa eccezione, quindi bisogna sviluppare una presenza industriale locale. Il business è sofisticato perché si richiede sempre più l'aiuto, un supporto che per noi è prezioso anche da parte dell'Italia, di agenzie di supporto al credito all'export, quindi SACE, e anche obiettivamente dell'ambasciata italiana che ci supporta in questo tipo di logica. Diciamo che anche lì non succederà tutto schioccando le dita, come tutte le cose c'è un tempo di maturazione. Prima, nel nostro tipo di business che ha il mix low volume, con volumi relativamente limitati, ma tecnologicamente importanti, il grosso step da fare è spostare un'attività in Turchia, no? E una volta che si è là e che si hanno le condizioni, poi quella diventa veramente l'hub da poter utilizzare per le regioni che menzionavo prima, cioè anche per le ottime relazioni che hanno, quindi Arabia Saudita, l'Egitto. Noi abbiamo dei progetti anche in Iraq che sono compatibilmente alla situazione geopolitica dell'Iraq e dell'Iran, ma per contro la Turchia ha sempre avuto delle ottime relazioni con entrambi questi paesi. Quindi voilà, questa, per farla breve, un po' la foto di dove siamo noi. Grazie mille. No, ci piace l'ambizione, insomma, ci piace seguire la Turchia nelle proprie ambizioni e chi è qua, insomma, sicuramente condivide l'ambizione. Passerei adesso la parola a Sabri Jangoskut, che è Project Finance Executive di Renaissance Holding, collegato da remoto, da Istanbul, e pregherei soltanto se sappiamo che ha numerosissime slide, siccome siamo proprio running out of time, se può rimanere nei tempi degli 8 minuti, perché è ora di cena, insomma, per loro. Yeah, sure thing, Dania, thank you very much. Let me share my screen. So, hello everyone, this is Can Bozkurt. I'm acting as a business development director in Renaissance Holding, and I've been with the company for the last 10 years. Renaissance Holding, established in 1993 as a construction company, now a diversified conglomerate operating all over the world with its more than 70,000 employees. And we have a great track record in the ENR ranking. Our current ranking is 28 overall, and we retain our position as the ninth largest contractor in Europe. A couple of accolades we have, including the Europe's tallest building and world's largest seismic building with seismic isolators. Starting with the 2010s, we have started acquisitions in Europe continent, started with POR, followed by Alpine and Heidkamp. And finally, we have acquired Ballast Nedim,
Wallace Needham is currently acting one of the pioneer subsidiaries of Renaissance and acting as a hub in the European continent. And one of the most major success stories of Renaissance Holding is the PPP healthcare projects in Turkey. So we have six projects in our pipeline, five of them already constructed and successfully went to operations phase. And the total capex is close to 4 billion euros and with a total bed capacity of 9,000. This is the our portfolio in Turkey. We are the clear front runner in the market. And we have teamed up with international investment funds, a French fund Meridiem in five of them. And the largest one in Istanbul Iketeli project teamed up with Sojitz, Japanese investor. So all of these projects are success story. We have completed and delivered all of these projects before the contractual deadline. And our investor friends are happy, the authority happy, and the lenders are happy. So, all over the world, we have teamed up with great Italian companies. On the financing side, we have Sace is a great friend of ours. We have signed an exclusive cooperation MOU last year. And since then, more or less, we are discussing every business opportunity with them. And of course, Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo was one of the major contributors on the financing side of the hospital projects in Turkey. And we are very happy to work with them both on the development side and after the operations, I mean, after the construction on the operation side. On the EPC side, we have teamed up with Saipem and Mera Teknomont in two different huge heavy industry projects. And on medical equipment and mechanical electrical equipment supplies, we have collaborated with great Italian companies. And we, as Renaissance, we are very happy to work with all of them. And we hope to continue doing so in the upcoming projects. So following the success of PPP projects, we thought we should expand our expertise. And we think that CIS is the right region to expand, and we have set three target countries. The first one is Kazakhstan, because the legislation is more or less robust. They have the financial strength, and they personally invited us 2 years ago to execute major healthcare projects. The second one is Uzbekistan. Again, Uzbekistan is one of the most ambitious PPP supporters in the region. And finally, Kyrgyzstan. Although the financial strength is less than the other two, there's an urgent need of development in this country. So Kazakhstan has a large healthcare portfolio consisting of 20 hospitals. Four of them is going to be funded by EBRD, and the rest 16 is planned to be funded through PFI. So we have prepared, out of these 16 projects, we have prepared seven different business plans for these PFI projects. And our first project is Kokshetau. It is going to be financed by Eurasian Development Bank. It has a rather short concession period consisting of 2 years of construction and 5 years of operation. The PPP scheme is more or less the same with Turkish one. The most major difference is on the payments. In Turkey, we have two different kinds of payments. The first one is available to payment, which covers mostly the senior loan and the in return of investors. And the second one is service payments, which basically covers the services. But here we have three different kinds of compensation. The first one is called KIS. It literally compensates the project capex and nothing else. The second one is called COS, and it covers the operation cost, including the services. And the last one is called WZU, is the remuneration of management fee, but it's basically the return of the equity investment. So how to develop a project in Kazakhstan through PFI method? I mean, since it's a PFI, the potential investor needs to allocate a serious amount of resources.
The investor starts with preparation of a business plan, continues with design studies, EPC price studies, and for hospital exclusively, medical equipment studies. And these all three of these studies leads to a feasibility study, final feasibility study called TEO. Following the confirmation of the TEO, the project is reviewed by MOH for the operation phase, for the services to be provided during the operation phase. And after that, the discussions with the Minister of National Economy. And in parallel, the investor discussed the PPP agreement with the authority for the hospital projects. Of course, it's Minister of Health. And after all of the approvals, the whole project is submitted to the National Budget Commission, and followed by the approval, proceeded with the execution of the project agreement, and to be followed by financial close. So we've been developing our first project for the last 1.5 years, but because of the upsetting events very early in the beginning of this year in Kazakhstan and current situation in Ukraine, there were a couple of setbacks, but right now we are on target, and hopefully we are going to sign the project agreement, our first project agreement in the pipeline in June. So the second country is Uzbekistan. Uzbekistan is, out of these three countries, is the most ambitious of all. They even want to do city lighting projects through PPP funding. They have a government agency called PPPDA, more or less 30-35 people working in there, and they are very ambitious to carry out these PPP projects. They also want to do a hospital project, but we are going to evaluate all together with the authority. And Asian Development Bank is one of the clear supporters of Uzbekistan, and one of the first projects in the pipeline sponsored by ADB is a school project. And as a Renaissance, we are going to invest, join the tender for these school projects as well. And this is a breakdown by region of PPP projects. As Tashkent, being the capital of Uzbekistan, it has the largest share. And finally, the last targeted country is Kyrgyzstan. Although they lack the financial strength and the legislation is rather new, I think instead of PPP, we think that we can fund these projects, these infrastructure projects, through EPCF method, because with the EPCF method, the project is delivered, handed over to the government, and there is no operation cost on the government, unlike PPP, and you don't need to enter lengthy negotiations and discussions because you don't have a comprehensive PPP agreement. Rather, you have a rather simple EPC contract. And this is the development sequence of the EPCF financing. So basically, apart from the current simple EPCF tender, the bidders also arrange a financing package truly pioneered by export credit agencies. And after the tender is awarded, the authority negotiates and signs the EPC contract with the selected bidder. And in parallel, the treasury of the the treasury of the country negotiates and signs the loan agreement. And that pretty much sums it all. And I think in these three countries, we can expand our collaboration with our Italian partners. And thank you for listening. And if you have any questions, please feel free to ask. Thank you. Thank you to you, Mr. Bustur. We have around 30 minutes left, so I will briefly switch into the finance session. And I will give the floor to Umberto De Panza, who is the head of AIB Istanbul, European Bank of Investment, Istanbul branch, who is connected from Istanbul. Thank you very much. I hope you can hear me. Yes. Very good.
Well, I would say a few things in order not to use too much time. I arrived in Istanbul approximately a year ago, and as some people may know, the European Investment Bank was very active 10 years ago. We are working in Turkey already for almost 60 years, but in the past few years, the bank has reduced dramatically its activity. And the reason for that has to do with the political tensions that were registered between Turkey and the European Union. You know, we are the bank of the European Union. We have to finance projects. We are operational in over 140 countries. 90% approximately of our operations are within the European Union and the rest outside. And Turkey was probably the largest country in terms of operations for the bank. The bank was doing some 2 billion euros new financing every year. The outstanding a few years ago reached the maximum of 24 billion and now is slightly below 10 million. So when I arrived here, basically I was invited to observe the situation, to report back. And I have to say, while the beginning also coincided with a lockdown for COVID, things appear to be on a more positive slope now for the bank and for Turkey. As the reason for us being absent for a few years from Turkey was linked to the tensions that were registered between the government of Turkey and a number of EU countries, and the EU in particular, but also with other regional partners or countries in the region. And now we see that the situation has changed for good, luckily. And the bank is considering now proposing to its bodies a gradual re-engagement in this country, in one of the sectors that I believe is very important for Turkey. If Turkey wants to continue its expanding its activity, especially in the industrial sector. And these the area where we want to cooperate strongly with Turkey is the area of climate action, climate change. We have financed already a number of climate action projects in the past, from railways, metros, renewables, you name it. We believe that this is an important sector, and we hope to gradually re-engage. Certainly, we will not be able to go back immediately to the 2 billion that we were financing and registering every year some 10 years ago. Also, because probably the core of the activity will be climate action. There will be no other projects in other sectors. Why climate action? Because climate action is a global objective, and in a sense, it's easier to be sold in a discussion, is less controversial than other sectors. So here is where we are, not yet out of the woods, I would say, because we are still discussing in the bank at different levels. Some decisions have been already taken, but still we have to get a final approval in order to restart. And restarting for us will be, again, in all kind of sectors, from the public sector, so we are active in some PPPs, so why not in this area? Also for sovereign operations, and of course the private sector, both with large corporations in Turkey, which have strengths and plans and the right projects, but also with the small and medium enterprises via public and private banks that are already operating on behalf of other IFIs,
and are basically channeling funds into smaller sectors that we would not be able to reach on our own. So I would stop here, and of course, if there are some questions, I will be very happy to provide my answers about the European Investment Bank and its new commitment for Turkey. Thank you. Grazie mille a Umberto Del Panta. Approfitto soltanto per una nota, il dottore Luca Maci di Cassa Depositi e Prestiti, purtroppo si chiudo per ragioni personali, non può essere qui con noi questa sera. E passerei quindi la parola a Fatma Zera Sayar, Head of International Credit and Relations di Eximbank, connessa da Istanbul. Anche qui pregherei di stare entro gli 8 minuti, visto che c'è un po' di stanchezza e poi chi sta digiunando sulle Ramadan tra poco è ora del ritardo, qui c'è necessità di stringere i tempi. Grazie. You're most welcome. I would like to thank you very much for this kind invitation to Turkey Exim Bank that gives me an opportunity to make, say, a couple of things about both Exim Bank and how we can assist our companies when they invest in third countries. Of course, when we are talking about joining forces in third countries, of course, naturally, one of the first important elements is financing. And as the Export Credit Agency of Turkey, we are mandated to finance exports and not only facilitate, but also finance exports from Turkey in line with the traditional role of export credit agencies. We also know that our counterpart in Italy, SACE, is mandated with the same goal to facilitate exports from Italy. Therefore, we think this is a good match. When our companies join forces as the export credit agencies of Italy and Turkey, we will be able to finance projects together. We have also already seen examples of such collaboration in Africa, in one of the African countries, for a railway project, High Amount Railway Project, where both export credit agencies were in the financing package. We were providing a direct lending, and while our counterpart, SACE, was in the scheme as a reinsurer, in line with the need for the financing, we have already signed a cooperation agreement with our counterparts in 2017, which basically aims to jointly co-insure projects in parallel. And also the in 2020, this cooperation in third countries has been also the subject of the governmental discussions during the JETCO meetings, Joint Economic Trade Commission meetings. And following these meetings, we had the opportunity to come together with our colleagues from SACE and identified what the potential markets could be, what potential countries would be in Africa, in target regions, especially in Central Asia. And we were able to determine a total of 10 countries where both agencies have an appetite to take risk in terms of financing. Why joining forces with export credit agencies and other financial institutions is critical, because what we see in this in the current economic environment is the project size to get bigger and they get more sophisticated. And also due to global value change, it's very difficult for a single company to make a procurement from one country. What they do, what the companies do, is when they form their procurement strategies, what we witness is there are procurement from various countries. So this makes a perfect sense for export credit agencies to join forces
taxes as well, because our mandate, as I have stated in my opening remark, is to facilitate exports from our countries. We also see, especially in those markets that are identified as target regions, such as Asia and Africa, there is a substantial amount of infrastructure investment gap. And most of the time, the nature of these investments require high level of funds. And we also know not just that there is an investment gap, we also know there's an investment financing gap. So this is also another element that lays the foundation for cooperation between export credit agencies and financial institutions. Only by joining forces, we can fulfill the financing gap. Previous speakers have already mentioned about the abilities of Turkish constructing companies in target markets. We know they have already completed the total volume of their work is more than $400 billion. And when looking at the Africa's share, it's already 18%, and sub-Saharan Africa is nearly Africa is overall 18%. With sub-Saharan Africa's share is rising, which is currently 6%. And therefore, and Türkiye Exim Bank has a substantial amount of experience in sub-Saharan Africa. We have provided financing to $1.4 billion worth of projects undertaken by Turkish companies. And we know our colleagues at SACE is also very competent in financing in projects in Africa. So we believe joining forces will enable both Turkish and Italian companies to join forces and, you know, pave the way for more transactions, financing of more transactions and completions of the financing packages. So we are very much in desire to continue our good relations with SACE. We have already good communication with the Istanbul office as well as the headquarters. So in order to play the role we have to, we would be ready to feature collaborations with our counterparts. Thank you very much. Thank you so much for your contribution, Mrs. Sayar. Now I'll give the floor finally to Hukuk Jamal Bali, who is extraordinary with us here in Rome from Istanbul. Hukuk Jamal is the general manager of Intesa San Paolo Istanbul branch. Thank you. Sir Ambassador and distinguished guest, it's a pleasure for me to be here. And I would like to thank CESPI for the invitation. Before talking about what Italian and Turkish companies can do together in the third countries, let me briefly explain what we do as an Italian bank in Turkey. I mean, we are talking about the relationship between Italy and Turkey and our, you know, deep understanding of each other in many conferences like this. But I would like to give you an example of my bank. Intesa San Paolo representative office has been in Turkey since Ottoman Empire time, since 1907. So that's a very good example of understanding each other, first of all. But of course, we have been there as a representative office more than 100 years. But in the last 8 years, we have an operational bank in Turkey. Okay, it's a branch, but in order to open a branch in Turkey, you have to bring $300 million as a capital to the country, which means one of the, at that time, and probably for the last decade, one of the largest Italian investments in Turkey, what Intesa San Paolo did. So it was in 2014. Since then, we have been growing very rapidly. Our asset size reached to 35 billion Turkish lira, which means converted to euro. Now euro Turkish lira parity, you know, is going up and down.
So it's more than 2 billion euro investments Intesa San Paolo's, Intesa San Paolo has in Turkey. And to do these investments, to increase our asset size, what do? We mainly work with the Turkish banks because they have a larger distribution channel than we do. And of course, we are working with large Turkish groups, large Turkish companies. And also we are working with the subsidiaries of Italian parent companies. But last but not least, we have financed many projects in Turkey. As Can Bey was mentioning, we have been part of 6 hospital projects in Turkey, and we financed some railways and we financed some metro lines as well. So we had huge investments in Turkey. I'm telling this just to give you an example of the good cooperation between two countries. While now I'm going to share my observations and my considerations about the two countries' presence in the third countries in order to give you some insights what we do in Turkey. Now, as I said, I mean, I'm a banker, so I'm not coming from the industrial part. I'm not representing an industrial company. And therefore, frankly speaking, it is not my job to find the good investments. My job is to finance the good investments that are found by the industrial companies like Alstom, like Renaissance, and like other Turkish and Italian contractors and business people. But what I am going to share is the observations that I have in the last, let's say, 4 or 5 years. So, I mean, Mr. Ambassador, also in Turkey, I was telling Ambassador in Ankara, we are talking about increasing our trade volume to $30 billion. This is a very good target, but this is, for me, it's very abstract. We need to have some operational goals to reach this number. So when you put a number, okay, it's good to have there, but what are we going to do to achieve this? And in my opinion, Italian and Turkish companies, maybe together with the Turkish and Italian governments, can find a way to exchange the expertise, because the expertise is costly. You need to invest money and you need to invest time to be proficient in one of the industries. And in my view, what Turkish companies at the moment have expertise is particularly on the PPP side. And hospital projects is a good example of our expertise, Turkish companies' expertise. And I believe if Turkish and Italian companies can find a way to reach out to third countries now, just an example, together with SACE, we are but at least we have the intention to support a Turkish contractor in Azerbaijan who is doing business, who is going to invest health care projects. Okay, so as I said, together with SACE. Why I am underlying SACE, and also I'm going to underline Exim Bank as well, it is important for a financial institution to see the export credit agencies in the picture. Without ECS, it is going to be very difficult, in my opinion, to do business in the third countries. We have been talking about Africa for 5 years. I joined the JETCO that Fatma Zehra Hanum was mentioning. It was 5 years ago, and then 2-3 ministers have been changed, and we are still discussing the projects, Africa and Turkish Exim and such a collaboration. I think it's time, and we can do business together with such an Exim Bank, Intesa San Paolo, not only Intesa San Paolo, but also other financial institutions. Please let me know when time is up. And there is going to be an opportunity, and these opportunities are always there if such an Exim Bank supports the projects that Turkish and Italian contractors are in the picture. Because even the African governments are asking for EPCF, meaning that if you are going to bid for a tender, you need to have your financing together with you before going there. So for any commercial bank, taking, for example, Africa risk is not easy.
Okay, we are talking about 15 years B minus rated countries. So there should be such an exim. And then I tell you, we will be there. If we cannot be there, I'm sure the other international banks will be there. So one of the key aspects of doing business in the third countries is the support of the export agencies. So apart from the PPPs and the Africa, the other thing that I'm observing, there are many tenders that we see in the, this was not mentioned, but in the Central and Asian Europe, where Turkish and Italian contractors are bidding separately. And we are seeing names in Croatia, in Slovakia, in Romania. There are many tenders going on as the Central and European Union, Central and European, Eastern European countries are merging with the European Union, the highways and the railways. There are many projects in those countries. And what I see, Turkish and Italian contractors are bidding separately. Maybe there might be good occasions for them to bid jointly. Instead of competing each other, we can exchange the expertise, and so that we can achieve more as the subject of this panel. And these are the immediate stuff that is coming to my mind, but fortunately or unfortunately, I mean, there is a conflict between Russia and Ukraine, which was not mentioned in this panel. But I think this conflict, as I said, maybe unfortunately, but it's going to bring some opportunities to Turkey and Italy, particularly on defense and oil and gas industries. And in defense industry, I know there are very good Italian companies, and we know there are very good Turkish companies with proficiencies. Those companies can create partnerships. I mean, unfortunately, speaking about defense is legitimate at the moment. No, I mean, if we have been doing this 3 years back, I wouldn't mention defense industry. But even Germany is now doubling their budget for the defense, and that means business for the countries. I'm finishing. Coming to the oil and gas, and now we are talking about the Israel gas and Azeri gas, and Europe is trying to find a way to bring the gas from east part of the world, not to replace Russia. From that regard, Turkey probably is going to be one of the key countries, which is going to be a bridge, as you said at the beginning of your speech, opening speech. Turkey is considered as a bridge, and I think on that front, not today, but in the next, let's say 5 years, that is going to be one of the areas Turkish and Italian companies, in my view, can create partnerships. That's all from my side. Thank you so much. Thank you. Now, abbiamo una brevissima domanda dal pubblico che pregherei, non so, Umberto Del Panta forse se vuole rispondere, ma veramente una battuta. La domanda dice: quale impatto può avere la posizione europea verso le politiche di Erdogan sugli scambi Italia-Turchia? Beh, non è una risposta breve, cercherò di abbreviarla. L'Italia, diciamo, gli effetti non si vedono immediatamente, ma si vedono alla lunga. Il fatto che l'Unione Europea, ad esempio, abbia ridotto di molto i finanziamenti alla Turchia, beh, questo ha un impatto, non lo si vede necessariamente e immediatamente su quello che succede tra Italia e Turchia, ma ha sicuramente un impatto. Cioè la Turchia sta soffrendo per una serie di fattori, tra cui anche c'è la posizione dell'Unione Europea. Il fatto che si stia discutendo di ampliare gli accordi commerciali esistenti, questo potrebbe essere stato già fatto prima, avrebbe potuto avere ripercussioni positive
nel commercio. Non lo si vede, cioè si vede che è aumentato, faccio per dire, però magari avrebbe potuto sicuramente aumentare molto di più. Questo è quello che voglio dire. Questa è un po' la risposta breve, poi se ne può discutere al di là di questo. Sicuramente il fatto di avere delle tensioni non giova al rapporto fra Italia e Turchia. Speriamo che questa fase lentamente ce la possiamo ritrovare alle spalle. Questo è quello come risponderei. Grazie mille, come chiuderebbe appunto a Istanbul, inshallah. Ma io chiuderei qui ringraziando tutti i partecipanti al tavolo, in persona, chi online, chi è venuto qui come pubblico, appunto dimostra questa affluenza ancora una volta della grande amicizia tra Italia e Turchia. Un grazie infinito a nome dell'Osservatorio Turchia del CEF e soprattutto un grazie al direttore Daniele Frigeri che non ha trovato posto al tavolo, ma perché insomma coordinava la regia. E per chi è in sala e volesse rimanere, lo studio Grimaldi offre un buffet nella sala a pranzo. Grazie mille. Grazie.